Esatto, progetto, andiamo così, una roba del genere. Sono battiti malissimo quel progetto, Ilse. Poco seri. Vai. No. Progetto X è uno degli ultimi progetti che ho fatto, ultimi, è da 2-3 anni che l'ho fatto, che è molto semplice, nello spirito underground, comunque, che a me mi fa ridere questa cosa, ed è prendere tutti i marchi di marche conosciute tipo Barbu, Dolce Gabbana, e fargli una X sopra, un crossing, o comunque crossing, o comunque apporgli il valore della X, che può essere quella sia del mirino, del 10, un milione di significati la X, oltre a essere anche un segno di negazione se associato sopra un altro marchio. In questo senso ho voluto crossare, appunto, o comunque apporre il marchio X sopra un sacco di vestiti, sia che ho acquistato, sia del mio passato e anche dei miei amici. Infatti un po' anche auto Xening, cioè nel senso mi piaceva che le persone poi si sarebbero xate da soli i capi, e io ho iniziato a farlo su un campionario di marche, cioè di quelle che a me piacciono di più, e che poi erano vestiti miei o di miei amici. Ho fatto un Barbu della Benetton, il tipico maglioncino Benetton, un cappottino di Dolce Gabbana da signorina molto bello, giallo. La X l'abbiamo fatta qua sul bottone marchiato di G. Anche borsette nuove, così, che avevamo trovato nell'usato. Poi abbiamo Roberto Cavalli, che si prestava molto, Disegual. Abbiamo crossato un po' tutti, sì. Questo progetto a me piace molto anche perché la X, che comunque preclude dei concetti, viene usata in maniera libera per... appunto, perché poi il suo valore massimo è quando è in rapporto con un altro simbolo, capito? Allora era proprio questo gioco, e per scaturire moltissime soluzioni dovevo farmi venire in mente un gioco, perché è come se vivesse da solo, dopo un po' avviene come un lancio di una moda, nel senso che per vederlo come poteva fruttare nelle sue diverse soluzioni, appunto, di associazione al diverso marchio, vedere se poteva avere un risultato positivo o negativo. In realtà andare proprio a giocare su questi sensi di associazione, però comunque è un lavoro per questo molto semplice, anche banale, però che a me piace molto. E che comunque c'entra con il writing, perché comunque l'idea di cancellare è una, o comunque l'idea di andare sopra o di creare un mirino, cioè nel senso un punto dove guardare, è una cosa che nel sistema del writing c'è molto. E allora volevo soltanto trasportare la stessa cosa in un altro ambiente, che in questo caso è la moda, però si poteva fare anche con degli oggetti di design, anche con altro.